Continua il nostro appuntamento con Oltre Sanremo, questo momento in cui noi di Poliradio incontriamo gli artisti che girovagano qui all'interno degli spazi del 70° Festival della Canzone Italiana, ma che non sono in gara, perché ci piace dare voce a tutti. Oggi abbiamo deciso di sfruttare lo spazio di Casa SIAE proprio davanti al Nutella Stage, che sta diventando uno dei protagonisti, uno degli spazi protagonisti di questa edizione del festival, per incontrare i Canto. Ciao, nella figura di Marcello, perché gli altri li ho lasciati a casa. Li lasciati a casa. Sono portavoce per tutto il gruppo. Va bene, dai. E ovviamente frontman dei Canton. Allora, i Canton sono presenti nella colonna sonora degli italiani sin dal 1984, che li ha visti proprio sul palco del Festival di Sanremo, con addirittura il quarto posto. Il singolo si chiama Sonnambulismo. Dopo Sonnambulismo è stata poi la volta di Please Don't Stay, che è stata pubblicata in tutta Europa, e con questo pezzo avete partecipato al Festival Bar del 1985, che è il mio anno di nascita, tra l'altro. Hai visto come sono giovane? Poi l'interruzione forzata, ma nel 2010 sono tornati in scena con il remake di Sonnambulismo. Sì, perché giusto? Volevamo tornare, ci siamo allontanati dalla musica per un sacco di anni, perché la nostra casa discografica di allora aveva chiuso e ci aveva lasciati con l'impossibilità di aprire un altro contratto. Brutte cose per dei ragazzini, quindi ci siamo allontanati proprio per rifiuto, hai capito, un po' di tutto. Poi il tempo cura le ferite, la voglia di fare musica resta, e siamo ritornati. Siamo ritornati proprio con Sonnambulismo. Abbiamo voluto fare un omaggio sia per ricordare quello che era il nostro passato, però siccome a noi piace sempre guardare avanti e essere all'avanguardia, abbiamo preso il pezzo, invece di ripubblicarlo abbiamo detto: perché non lo facciamo come lo porteremmo oggi se dovessimo portarlo sul palco di Sanremo? Quindi abbiamo rinciso completamente il pezzo, ricantato, riarrangiato, fatto un video nuovo, e da lì siamo partiti con la nostra reunion, che poi è culminata nel primo album, che si chiamava Ci Saremo, del 2015. E adesso questo progetto che stiamo portando avanti, di cui parleremo tra di poco. Cui volevo prima farti poco una domanda. Sai che è stata coniata una nuova parola da parte della Treccani, che è perennial. Perennial è, sai che ci sono i millennial, la generazione X, Z, eccetera. Perennial è il nome che indica, l'epiteto che indica delle persone che riescono in qualche modo ad adattarsi alle nuove tendenze musicali, che ad esempio può essere un quarantenne che abbraccia la trap, certo, che accoglie nuove tendenze musicali, giovani, bello, eccetera. Voi vi sentite perennial o in qualche modo conservatori? No, perennial, assolutamente perennial. T'ho appena detto come abbiamo fatto il nostro rientro, proprio per evitare che la gente pensasse che avessimo intenzione di fare un'operazione nostalgia, esatto, o una cosa che anche se va di moda adesso. Ma sì, però con i Plasmon che tornano. Va bene, però noi non era quello che volevamo fare, capito? Noi volevamo proprio andare avanti dal punto dove eravamo rimasti, però guardando al futuro. Adesso appunto c'è questo progetto, che è il secondo album, che si intitola Uno su Tre, mm-hmm, prevede la pubblicazione di un singolo ogni tre mesi. Esatto. Ma spiegami questa meccanica così particolare. Così folle? Sì, infatti. Cos'è? Guarda, mancanza di ispirazione? No, tutto dici, il contrario. Aspettiamo un attimino. No, io avevo scritto 12 pezzi, questo ormai un anno e mezzo fa. Non avevamo intenzione di stare in studio magari un anno per completare un album ed aspettare tanto tempo per la pubblicazione, quindi abbiamo detto: andiamo a pubblicare un pezzo, diciamo, e poi vediamo. Abbiamo pubblicato Ancora Estate, che è stato il primo, e poi ci siamo messi in studio ancora e abbiamo detto: beh, prepariamone un altro. E poi abbiamo visto che lavorando su ogni singolo pezzo e trattandolo come fosse l'unico che hai, era stato una fonte di ispirazione nuova, perché abbiamo lavorato in una maniera molto più creativa, molto più stimolante, e abbiamo, diciamo, anche dato un'occhiata. Avete puntato sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Ma dell'album intero. Sì, sai cosa c'è? Che tu quando hai sai che fai il singolo, che da qui a due mesi sarà in radio, il singolo è il singolo, e quindi uno ci mette automaticamente un'altra ottica nell'arrangiarlo, anche se le canzoni erano già state composte, no? Però nell'arrangiarlo, nel poi registrarlo, elaborarlo, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo fatto così, la cosa ci è piaciuta,
E quindi e poi abbiamo deciso di continuare in questa maniera e di andare avanti pubblicando un singolo ogni 3 mesi. La cosa ci ha portato fortuna perché è un anno e mezzo che siamo praticamente sempre presenti nelle classifiche indipendenti con uno o l'altro dei vari singoli. E a proposito del nuovo singolo, Please Ale, Please Don't Stay, vieni a favore di camera, grazie. Il nuovo singolo si intitola Amami e parte da una consapevolezza sull'amore. Bravo. Ce lo spieghi per favore. Allora, Amami per quanto mi riguarda parla dell'imperfezione nell'amare, parla di quando ci si trova in una situazione dove si sa di non aver dato il massimo magari in una relazione, magari si persevera non dando il massimo per vari motivi, egoismo o distrazione tante volte, e magari si riceve lo stesso amore di ritorno. Sono cose che capitano e che non fanno bene, certamente, però dalla consapevolezza di una situazione del genere, secondo me, bisogna solo avere il coraggio di cercare di essere perdonati e magari poter chiedere, avere la fortuna di chiedere una seconda opportunità di amare e di essere amati ancora. Ma adesso hai raggiunto una consapevolezza sull'amore tonda, nel senso sei capace di amare? Questa, ci sto provando. Ecco, ci stai provando. Okay? Mi sto impegnando fortemente. Tanto era tra di noi questa domanda. Allora, ti ringraziamo per queste chiacchiere insieme. Grazie anzi per i regali che ci hai fatto. Grazie, sono io che ringrazio. Ci hai regalato voi. I singoli e dalla splendida Piazza Colombo è tutto. Grazie mille. Grazie. Bocca al lupo. Ciao, grazie.